Pescara dalla parte degli ultimi, Pescara dalla parte della legalità, a ribadirlo il sindaco Carlo Masci a margine della presentazione dell'ultima operazione portata avanti dalle istituzioni ai danni della criminalità organizzata. Questa è una casa confiscata ai Rom, questo deve fare Pescara, deve dimostrare di essere dalla parte della legalità e dalla parte di coloro che hanno un disagio per aiutarli per quanto possiamo, perché la comunità pescarese ha un cuore grande e noi lo vogliamo mettere bene in evidenza, come abbiamo già fatto con altri 5 alloggi ristrutturati negli anni passati, dove 20 persone che non avevano casa, aiutati ovviamente dai servizi sociali e dalle associazioni che operano con il Comune Pescara, non soltanto hanno trovato un alloggio dove vivere e dove riacquistare la loro dignità, ma anche una possibilità di lavoro. Da un paio di mesi in possesso del comune di Pescara lo stabile sito in via Tavo sarà messo a disposizione dei più bisognosi. Questo grazie ad un bando sociale vinto previsto dal PNRR di circa 400.000 euro, con cui sarà possibile ricavare 20 posti letto e avviare questa attività di recupero sociale. Un progetto nel favore delle persone che senza fissa dimora, persone che hanno bisogno di aiuto, quindi ci saranno in questo caso sarà un centro di ascolto, un centro dove potremo anche dare un tetto alle persone che più bisognose, da qui ci sarà anche un'unità di strada che andranno a portare d'aiuto. Adesso inizieremo i primi lavori per la manutenzione, dopodiché faremo il classico avviso per verificare. Noi abbiamo diversi partner, anche perché ricordiamo abbiamo tanti progetti. Abbiamo tanti progetti che ci vengono, per esempio, sia con Caritas che con De Rodio, che sono i nostri partner. Adesso qui verrà individuato un partner che all'interno del quale ci aiuterà nella gestione di queste strutture, perché poi occorre personale altamente qualificato che insieme ai nostri assistenti sociali andranno a gestire questo servizio. È un'iniziativa importante che lancia un messaggio molto chiaro. Lo Stato nelle sue diverse articolazioni vince sempre, quindi comune, autorità giudiziaria, prefettura, questura. Sono impegnate continuamente per la sicurezza della città e questo risultato ne è la dimostrazione.